Durerà un anno l'attività dello sportello che, da seguito ad altre esperienze già nate in altri ambiti, un servizio svolto a titolo gratuito a disposizione di tutti i cittadini, con o senza disabilità, indipendentemente che siano o meno associati all'ANPAS. Un luogo di ascolto, accoglienza, assistenza, supporto ed informazione per le persone con disabilità e per i loro genitori, familiari, operatori ed organizzazioni di riferimento, nonché enti pubblici locali. È un percorso fondamentale che va a suggellare, insomma, ancora di più il rapporto importante tra le istituzioni e il mondo del terzo settore per quello che è il tema ormai fondamentale per le persone con disabilità, cioè il progetto individuale, il progetto di vita partecipato, individualizzato, che tra l'altro è anche al centro adesso delle politiche nazionali con la legge delega. Quindi assolutamente un percorso importante, un percorso che grazie ai finanziamenti, al fondo della Regione Campania, deve diventare un punto centrale per arrivare anche ad un'agenzia regionale per la vita indipendente. Lo sportello ANFAS sarà anche informazione sull'inserimento lavorativo, l'inclusione scolastica, agevolazione lavorativa, invalidità civile, stato di handicap, mobilità e tutela giuridica. L'obiettivo principale è non solo la sensibilizzazione delle nostre famiglie, ma soprattutto noi teniamo molto alla formazione. Questa esperienza che c'è stata in altri ambiti ha funzionato perché l'amministrazione ha messo a disposizione delle figure che insieme ai nostri tecnici hanno iniziato un percorso Lo formativo. sportello sarà operativo a Cava dei Tirreni, comune capofila dell'ambito S2 che coinvolge anche tutti i comuni della costiera amalfitana. Questo è il grande progetto e la grande sfida di tutti coloro che si confrontano con la disabilità, e cioè dare alla persona disabile la maggiore autonomia possibile. Questo per la persona stessa, ma anche per la famiglia, per le persone che ci sono intorno e che sono quelle che nella maggior parte dei casi poi si fanno il maggiore carico dell'esperienza di vita con una persona disabile, che è sempre un'esperienza molto complessa.